Amici, buongiorno, ben svegliati. Una nuova giornata che iniziamo in pole position. E se non avete dormito bene, state attraversando magari un periodo di stress o con varie patologie, una cosa che sicuramente vi può aiutare è l'armonia. E allora adesso capiremo bene di che cosa sto parlando. Con armonie sonore siamo con Ari Lusenti. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie Lusenti. Allora, dico bene, c'è una disciplina, c'è una ampia teoria che riguarda il fatto che la nostra salute, la nostra armonia riguarda proprio l'armonia sonora. Certo, il suono, diciamo, ci può aiutare a recuperare una condizione di armonia interiore che è quella nella quale tutti vorremmo vivere, ma che purtroppo per come si vive oggi ci allontaniamo da questa condizione e alla fine magari ci ammaliamo pure. Certo. Il suono ci può aiutare a stare meglio, a vivere con più energia, con più tranquillità, con meno stress. Certo, certo, tutta una serie di vantaggi. Voi quindi vi occupate di commercializzare armonizzatori sostanzialmente? Dico sì, bene. Noi siamo nati nel 2013 per importare in Italia gli strumenti prodotti da Tibet Instruments in Argentina, da Albert Rabenstein, che sono tutti strumenti armonici, cioè servono a produrre armonia. Il suono che producono è un suono accordato secondo la proporzione naturale, quindi quando questi strumenti vengono utilizzati ci riportano a una condizione di tranquillità, di rilassamento e di benessere. In quali ambiti vengono utilizzati quindi questi strumenti? Possono essere utilizzati da chiunque, per se stesso. Anche in casa, quindi? Anche in casa, certamente. Oppure vengono utilizzati in accompagnamento a terapie olistiche, a terapie mediche. Certo. Per fare in modo che la persona riceva meglio il trattamento che sta utilizzando. Abbiamo anche di recente fatto dei test in ambito oncologico dove si è visto che persone trattate con il suono armonico e sottoposte a chemioterapia riuscivano a essere più rilassate, a dormire certo. meglio e a avere dei benefici maggiori dal trattamento che stavano facendo. Sul nostro sito c'è una tesi pubblicata a questo proposito. Uno strumento classico, diciamo, noto al grande pubblico sono le campane tibetane, molto utilizzate magari anche in alcune palestre, alcuni centri o anche centri di benessere, ma una grande novità che voi avete importato per primi, si può dire, in Italia è questo apparecchio che lei ha in mano, che la regia magari adesso ci può inquadrare, vediamo un po'. Come si chiama? Questo si chiama Bioram. Volevo intanto precisare una sì. cosa, che gli strumenti, come anche le campane tibetane che importiamo noi, sono tutte armoniche, nel senso che il suono che producono è un suono armonico accordato secondo la proporzione naturale. Non è così per tutte le campane tibetane che si trovano in certo. commercio, perché molte sono fatte con altri criteri e quindi non servono a uno scopo di benessere certo, psicofisico. Semplicemente musicali, tra virgolette. Invece sì, o, proprio... o rituale. Ecco, rituale. Diciamo che dietro gli strumenti che produce Albert Rabenstein ci sono non solo delle antiche conoscenze, ma anche una sperimentazione moderna e tecnologica. Ecco, diciamo che cos'è, perché siamo in chiusura. Questo il Bioram si chiama così, vuol dire risonanza armonica multifrequenziale, uno strumento che consente con una facilità d'uso estrema, perché chiunque lo può utilizzare sul corpo, di ricevere i benefici effetti della vibrazione armonica e quindi portare rilassamento, benessere, tranquillità nella propria vita in qualsiasi momento. Non è necessario essere degli scienziati per poterlo usare, ma è alla portata di tutti. Basta tenerlo appoggiato, diciamo, esatto, sul corpo. Nella zona di dolore oppure semplicemente in varie parti del corpo benissimo. Che uno vuole rilassare. Benissimo, benissimo. Per chi poi volesse approfondire queste tematiche, c'è un sito internet che la regia ha passato diverse volte in sovraimpressione, quindi per approfondire o anche telefonando voi certamente. In azienda. È molto interessante. Armonie sonore, grazie allora ad Ari Lusenti che è stato con noi, grazie davvero. Grazie a voi per l'ospitalità e buona armonia a tutti. Grazie, veramente. Allora, questa intervista la potete rivedere in streaming, on demand, quando volete, su tutti i nostri siti internet, smartphone, tablet e sulle smart TV
Samsung. Un altro appuntamento invece domani mattina alle 7 sul canale 160 del Digitale Terrestre Nazionale per iniziare ancora una volta la giornata in pole position.